Allora, lui è abituato a stare sotto i riflettori. Sì, adesso si vorrebbe mangiare tutte le camere. Invece della pera. No, infatti. No, no, dopo quella, dopo. Prima la pera. Pera. Hai visto quanto ci piace la pera? Si è fatto due occhi giganteschi. È un po' ipnotico lo sguardo. Sì. Ma questa qual è? Quella di... che c'è in Arancia Meccanica? No, questa... Non quando trombano con... No, no. Con le no, due... No, quella è la cavalleria rusticana. Questo qua invece è il valzer di Strauss. Era un po' come regge il primo piano. Però sei sempre più bello dal vivo, Adriano. Si piace? Si guarda? Chi è? Ma chi è? Si fa i sorrisi? Sì. Adesso però si è fatto la bocca. È perché l'avevo stretto. Piedone. Ma pure i capelli gli sono cresciuti. Sì, sì. È diventato mi biondo. Mi stanno venendo i capelli biondi, sì. Chiaramente il nostro, com'era, parrucchiere delle donne incinta ce lo saprà spiegare, perché dopo tante tinte tuo figlio è venuto biondo. È un fenomeno di molti bambini, poi devo dire di tornare a scuro, anche io. Eri bionda? Sì. Non ti piace questa pera tanto? Vai, sì, ti piace. È la pera! Guarda, Adri. Cerca di afferrarla. Guarda, Adri. Che succede? Troppo divertimento. La pera di traverso. Mannaggia, vieni qua. No, un altro poco. Ehi, titti. Dai, un altro poco. Ma dai, la pera. Da Lucia, fai un po' il pagliaccio. Non bastava questo? No. Guarda zia Lucia che fa. Mettiamolo un po'. Adriano. Basta, mangia questa pera che è notoriamente buonissima la pera. Sai Zerucia quante se ne mangia? Lo sai che... No, dai, io ho preso... Prima. Adri? E basta, ti ho fatto vedere anche tutte le riprese, che altro vuoi? Aspetta, dove sei? Eccoti, no, non ci stai più. Dove sei? Guarda qua. Eccoti. Guarda, Adriano, qui. Guarda qui, segui il dito. Dito, occhio. Adriano, dito. Qui.
Guarda. Ecco, questo te lo fa vedere. No, perché che guardi me? Voglio vederti questo. È chiaramente uno sporco trucco per farti mangiare la pera. Oh. Vieni qui, Adriano. Vieni. Non schifo la pera. È disgustosa. Mamma si ostina a farti mangiare solo la pera. Quanta ne manca ancora? Mi faccio. Adri! No. Ma proprio ecco, così? Una cosa così, sì. Una cosa disgustosa. Quanto più un buffa sei, tanto più lui è attento. Non so, che ti posso far vedere? L'auricolare, guarda. L'auricolare del telefonino. Che consta di due parti, anzi di tre parti fondamentali. Guarda, questo si attacca al telefonino. Poi questo si infila nell'orecchio. O il destro oppure il sinistro, vedi? O il destro oppure il sinistro. E poi c'è quest'altra parte fondamentale che è il microfono. Guarda il microfono, guarda! No, la tecnologia non lo vince. Amore! Zoro! Oh, così forse in questa versione. Adriano! Adri, guarda! Guarda! Dai, mo ti ipnotizzo. Ipnotizzo. Guarda! Perché ti fa così schifo la pera? Il latte quando ti conoscevo io lo mangiavi. No, ma la pera gli piace. Così contento, che si annoia di farlo. No, non gli piace. Oggi pomeriggio è un po' così, eh. Secondo me è anche un po' stanco perché si sveglia presto. Guarda, Adri, aspetta, quest'altra. Ah, che altro ti posso far vedere? Allora, ha acclarato che non ti piacciono questi, eh? Guarda, si possono. No, aspetta, un po' scollato. Però questo si possono fare dei nodi, vedi? Sono quattro, quindi varie versioni. Due. No, eh? Due sopra e due sotto. Che guardi? Perché sei così disperato? Ho visto che Leo e Mero si sono inventati il super corso, che è una grandissima figata e mi sarei fatta anche io. Davvero? Che cos'è il super corso? Il super corso è un corso fatto da, diciamo, è un mix tra un corso di editing, un corso di narrativa e praticamente un corso di linguistica. Qui in 12 lezioni fa un po' tutte queste cose qua.